809 Broadway. Immaginate un grandissimo loft dove Rauschenberg viveva e lavorava e dove teneva sempre la televisione accesa e, tempo permettendo, anche la finestra aperta perché, come disse a un'amica critica d'arte, voleva che le sue opere fossero un'emanazione diretta della vita. In un giorno dell'autunno del 1962, in questo studio, Rauschenberg accoglie Mike Wallace, famoso corrispondente della CBC, un grande network televisivo americano, e davanti alla sua troupe realizza Barge, in italiano Chiatta, questo dipinto che è alle nostre spalle, lungo 10 metri, il più grande che Rauschenberg abbia mai dipinto. Nel 1962 Rauschenberg ha 37 anni, è nato nel 1925 a Port Arthur, nel Texas. È un pittore già affermato, espone da Leo Castelli a New York e da Eliana Sonnabend a Parigi. Dal 1958 Rauschenberg aveva cominciato a sperimentare il modo di trasferire le immagini tratte dai giornali su carta con l'uso del solvente. Sperimenta questa tecnica fino a quando, il 18 settembre del 1962, in compagnia di Eliana Sonnabend e di Leo Castelli, si reca allo studio di Andy Warhol, impegnato in quel momento a realizzare dipinti con l'uso della serigrafia. Rauschenberg trova la serigrafia una tecnica eccezionale che gli permette di trasferire le sue immagini ingrandendole, trasferendole su supporti diversi, non solo la carta ma anche la tela, e soprattutto di poterle riutilizzare. Tra l'autunno del 1962 e l'estate del 1963 commissiona a un laboratorio commerciale di New York circa 50 telai serigrafici con i quali realizzerà 79 dipinti. I primi, come Barge alle nostre spalle, saranno in bianco e nero. In Barge le immagini che vediamo sono alcune tratte da foto dell'artista e altre da riviste. Questa immagine è forse stata scattata dallo stesso Rauschenberg all'esterno del suo studio, con i serbatoi dell'acqua. Ci sono immagini di raccordi autostradali, di voli aerospaziali. Sono state affiancate, con una logica imprescrutabile o forse senza alcuna logica, immagini diverse. Vediamo la riproduzione di Venere e Cupido di Velázquez, dei camion militari, le nuvole sopra l'oceano, un incontro di football. Una stampa di provini a contatto, con una serie di foto scattate ancora dall'artista, dall'interno del suo studio. Su tutte queste immagini, che sono state definite quasi una metafora dell'esistenza per il loro modo anche incongruo o apparentemente incongruo di essere affiancate, Rauschenberg ha condotto con la stessa idea con la quale lavorava ai Combine, una stesura pittorica d'impianto fortemente gestuale. Nel 1964 Rauschenberg vincerà il primo premio della giuria alla Biennale di Venezia. Subito dopo, per non entrare in un'eccessiva consuetudine con questi suoi dipinti, distruggerà tutti e 50 i telai conservati all'809 di Broadway.